Ciao a tutti, bentornati qui sulla North Frisian Marsh. Come potete vedere, siamo leggermente rovinati. Siamo a meno 162, dobbiamo fare qualche soldo. Adesso, per prima cosa, vado a vendere questo, tanto non lo utilizzo più. Dal momento in cui ho preso l'altro rimorchio, questo non lo utilizzo più. E mi libero subito di questo. Poi dopo adesso vediamo quanto incassiamo da questo. Vediamo se riusciamo a finire le due missioni, perché ne ho due attivate. E dopo, in caso vendiamo qualche balla di insilato, non lo so, vediamo. Purtroppo siamo senza soldi. Mi ha rovinato ieri il tipo che ha caricato tutto quel diesel. Sì, autodraft bisogna tenerlo sotto controllo, perché altrimenti spende. Allora, per... Sì, quanto mi dà? No. Mi dà 13.000. Va bene. Meglio che niente. Ok. I 13.000 per adesso bastano per finire le due missioni. Tanto dalle missioni incassiamo anche dei soldi. E che significa che siamo perfetti. Ora mando subito questo al campo 41 a continuare a fare le balle. Poi aspetta che metto questo al suo parcheggio. Allora, come si chiamava quel parcheggio? Si chiamava Park Base Stalla. Ok, e allora ok, tu hai il tuo parcheggio, adesso lo metto qua. Così non dà fastidio. Eh sì, siamo senza soldi, ragazzi. Quel bagaglio lì mi ha rovinato. Non ci voleva, ma intanto è successo. Allora, prendiamo quella nuova, dai. Ok, allora tu vai sul 41. Ok, vai. E qua... Perfetto. Lui inizia dal primo punto. Nel frattempo, secondo me, Big Game sta anche finendo. Vediamo... dov'è... Ah, lui continua a caricare le balle. Ok, questa missione è finita. Dov'è l'altra? Non mi ricordo. L'altra è sul 38, l'abbiamo fatto 57. Ah, questa è quella che è là sotto. Allora, tu vai sul 57. Pertanto è sempre lo stesso frutto.
Sono messo un po' maluccio. Ok. Ok, trasferimento in atto. Non so se ce la fa la mititrebbia ad arrivare sul 57, ma adesso ci proviamo. Dov'è il 57? Dovrebbe essere là sotto in basso, 58. Qua è lontano. Proviamo, vediamo se ce la fa lui, altrimenti teniamo sott'occhio i contachilometri. E vediamo se ce la fa. Questo lavora. Oh, guardate un po' qua, finalmente un po' di legna prodotta. Come si è messa il diesel qua? Oh, finito. Ma se compro altri 13.000 di diesel sono di nuovo senza sghei. E che significa? Che aspetteremo un po'. Nel frattempo diamo un giro. Sarebbe forse ora che mi tolgo la felpa. Tagliamo un po' d'erba per le nostre pecore, perché così almeno una volta ogni tanto gli diamo da mangiare. Mi sa che ne ho visto uno un pelo più grosso di questo. Devo darci un'occhiata. Ma a un certo punto non ce la facciamo. Quando le pecore cominciano a diventare tanti con questo qua, non ce la facciamo più. Vediamo come siamo messi. Cibo, siamo a 15.000. Beh, se gliene do 1.000 al giorno, secondo me. Ora mi sarebbe va. Ok, beh. No. Allora, il coso è spento e mi dice che i giri sono alti, strano. Allora, qua come siamo messi? Ancora tre palle, tu va bene. Allora. Altre missioni che posso sfruttare i trattori che sono fermi. Allora, aratura. Non sarebbe male. Ce l'ho, avvolgi balle, no, ne sto facendo, già devo avvolgere le mie, e già sono abbastanza, a meno che non mi danno un 100.000, no, niente, non avvolgi balle per adesso, nada. Direi di fare staratura sul campo 69. Accetto. Ok, dov'era? Qua. Adesso tocca, lo sapevo io. Vabbè, gli dobbiamo trovare un altro posto dove metterlo. Spero che qua ce ne sia ancora, perché se la dobbiamo comprare. Siamo rovinati. Ah no. 200 litri, penso che dovrebbero bastare, dai. Che campo numero era? 69.
è un numero da ricordare. E là. Allora. Sì. Allora. Tu vai lì sul 69, ma diciamo che percorsi di aratura forse non ne ho salvati manco uno. Ok, tu sei ancora qua in trasferimento. A lui gli mancano un... Perché si è fermato? Ah, perché poco fa erano finiti i soldi e non lavorano se non li paghiamo. Eh sì. Allora. Questo lo lasciamo dov'è? Questo io direi che tu torni in fattoria. No, 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 non al rifornimento perché abbiamo già dato. Torna lì così che ci attacchiamo dietro il rimorchio e andiamo a spostare le balle, quelle che possono dare fastidio alla riballatrice. Per il resto poi dopo lo faccio. Ok. Dov'è la mitrebbia? Allora, questo è arrivato. Direi che... Beh, sto tornando indietro. Ma cacchio è? Ah. Oh, è arrivato. Ok. Beh, ce l'ha fatta. Quando le mappe sono abbastanza... Quando le strade delle mappe sono belle grossi, grandi, uno autodrive riesce a percorrere tutti i percorsi abbastanza tranquillamente. Oh, beh. Qua. Allora, secondo me questo li vuole pure al depot, però per sicurezza sì, li vuole già là perché quella del 38 li abbiamo già iniziato a scaricare. Sì, non ha finito questa. Vabbè. Allora, 57 depot è quello depot. Va bene, ok, lasciamo il trattore per com'è. Andiamo qua a calcolare. No, ma io ero sul trattore. No. Ok. Fatto? Non lo sapevo. Me l'aspettavo così quasi. Impostiamo. Scarica a livello 95. Sì, va bene. Ok. No. Ok. Ok, facciamolo fare a lui, dai. Allora. Che io devo vedere lì con le balle come si è messo. Dov'è il mio? È arrivato? Sì, è arrivato.
Campo 69 raggiunto. Ragazzi, 13.000 sono quasi quasi di già a metà, il che significa che ovviamente abbiamo bisogno di nuovo di soldi. Ma gli aiutanti costano, purtroppo bisogna pagarli i dipendenti. Questo dove lo parcheggio per adesso? Mi sa che devo trovare un parcheggio anche a questi attrezzi piccoli, perché altrimenti ogni volta sono in mezzo e danno fastidio. Ok, allora. Allora tu, vabbè, no. Ok, lui arriva e si mette subito al lavoro a caricare le balle, quelle che ci sono tutti intorno. E noi andiamo sul 69. Ups, 60, 58, 55, 66. Dove cacchio è sul 69? Ecco. E lì facciamo due giri intorno e poi dopo mettiamo l'aiutante normale. Tanto gli altri stanno lavorando. L'unico che devo tenere sott'occhio è il camion che carica le balle. Per il resto dovrebbe, dico dovrebbe funzionare tutto. La mietitrebbia com'è messa? Allora va bene. C'è l'aiutante direttamente che la scarica, almeno dovrebbe. Ma se non la scarica, tanto si fa sentire. Come facciamo? Avanti e indietro così o avanti e indietro in quel modo? Io direi che così va bene. Sì, adesso lo posso già impostare. Sì. Ok, tu lavori, andiamo a dare un'occhiata, dov'è? Ok, questo scarica.
L'autista ha raggiunto campo 41. Vediamo. Ah, infatti, avevo visto che c'era qualcosa che. Sti cavoli di recinti qua danno più fastidio che tutto il resto. Il che significa che questo percorso non lo memorizzo perché mi terrò un paio di centimetri all'interno. Ok, qui ci sarà sicuramente una balla. E infatti. Aspetta, 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 aspetta. Ok. E io lo sapevo che se ne andava da qualche altra parte a fare quel. Allora, il percorso è questo. Per favore, ti fai questo. Grazie. Bene. Ok, allora facciamo un giro di tutti. Questo uno. Tre giri, questo è a posto, questo sta lavorando. Gli togliamo i due tre giri che fa così interni, esterni, così che lui non ha, non gli crea fastidio. Questo sta lavorando. Direi che siamo messi bene, dai. Oh, queste sono quelle grosse forse. Ma no, boh. Adesso provo, se riesco a caricarli. Allora, intanto questa. Ok, ma il biogas come è messo? Perché altrimenti qualcuno la vendiamo, dai, se è abbastanza pieno. Beh, siamo a 390. Un po' pochini. Direi che questi li finiamo e li buttiamo dentro là, dai. E, per quanto riguarda invece da vendere, abbiamo quelli sull'isola sud, che quelli po li possiamo vendere alla grande. Dov'è la 23 via? Infatti è piena perché non viene. Ho visto che ha bisogno di essere caricata. Perché tractor? Dove sono? Ah, qua. Facevo prima andarci a piedi.
cos'è? Aspettavi l'invito? Tanto, ma ho sbagliato. Potevo mandarlo a scaricare prima. Adesso con 3.000 che tira via, non facciamo mica niente. Trebbia è piena dopo 2 secondi. Vabbè, abbiamo fatto questa cavolata e la lasciamo così. Direi che noi ci rivediamo lunedì. E secondo me saremo ancora qua con la raccolta del campo 60-57. Ragazzi, non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon fine settimana. Ciao!